Sempre al termine di Don Bosco Gaeta Atletico Sprolonga, ricordiamo il risultato 6-2 per la squadra di casa, sicuramente una nuova prestazione positiva. Due battute su questo match, primo tempo alla pari, secondo tempo avete dilagato. Il primo tempo è stato veramente tirato, loro ci hanno risposto colpo su colpo, poi per fortuna nel secondo tempo siamo entrati meglio in campo, secondo me, a mio avviso. Ci siamo riusciti a portare in vantaggio grazie a un ottimo 1-2 e dopo la partita l'abbiamo un po' controllata. Comunque è stata una bella vittoria, abbiamo giocato bene, abbiamo espresso un bel calcio, a mio avviso. È stata una bella vittoria di gruppo, hanno giocato tutti quanti. Come hai visto questo Sperlonga? Questo Sperlonga è una buona squadra, l'ho visto bene soprattutto nel primo tempo. Forse il secondo tempo, non lo so, magari sono entrati meno concentrati rispetto a noi. Comunque è un'ottima squadra. Squadra pure buona dal punto di vista fisico. Un bel portierino e giovane pure. Sì, complimenti al portiere, perché infatti noi il risultato poteva essere senza dubbio più rotondo, ma il portiere ha fatto una bella partita, anche se il risultato insomma non è che fai vincere questo, nel senso che ha preso 6 gol. Comunque un ottimo giocatore, un buon portiere. Poi Di Cracco sempre presente. Sì, quando gioca in questo modo è devastante per le difese, veramente lui la nostra stella. Però ho visto bene pure gli altri, soprattutto Bruno che ha fatto 3 gol, Bruno De Santis, Luchino, il fratello Luca De Santis, Josef. Infatti vorrei soprattutto sottolineare la partita delle persone che giocano di meno, che per questo gruppo sono lo stesso importanti. Siamo tante persone, tutti quanti ci danno il massimo, infatti questa vittoria, se me lo concedi, la vorrei dedicare soprattutto alle persone che giocano di meno e che danno il massimo durante l'allenamento, tutti i giorni. Prossimo turno? Prossimo turno mi trovi impreparato. Mi trovi impreparato il prossimo turno, non so contro chi giocheremo. Scusate, ora lo chiediamo. Contro chi giochiamo il prossimo turno? Col Marina. Con la prima in classifica. Vabbè, sarà una partita senza dubbio impegnativa. Sicuramente. D'accordo, in bocca al lupo, speriamo. Buonasera, arrivederci.